gentili telespettatori, eccoci rientrati in diretta dal botteghelle di Reggio Calabria, Viola Reggio Calabria, Fabriano Basket, 36-29 il punteggio a metà partita. Abbiamo l'arbitro Loguzzo che lancia il pallone per Benjamin Ezze, che riesce a conquistarlo e servire dietro i compagni. Benjamin Ezze, 5 stoppate, è stato l'artefice praticamente del primo quarto di gara della Viola, ha dato veramente, ha portato terrore negli attaccanti della formazione ospite e ha dato un ottimo contributo alla squadra. 34-29 dopo la prima bomba scagliata da Montecchia, 34-29, 9:30 da giocare, c'è un fischio dell'arbitro Loguzzo, fallo di Montecchia, secondo fallo del capitano della Viola, Alessandro Montecchia, ed è Thompson che va a rimettere in gioco Washington. Entrato in campo anche Massimo Gattoni, 32 anni, playmaker. Washington che sbaglia, Ezze recupera il rimbalzo, chiede palla, la riceve, gliela strappa poi Thompson, ma Montecchia è lesto a recuperare il pallone. Ivans al tiro da tre, pallone sul ferro, Ivans lo recupera e poi va a depositare a canestro. Anche questo un segno della ritrovata vena della squadra di Reggio Calabria. La squadra di Ivans, di tutti. Ivans lo avete visto arrabbiarsi per aver sbagliato il canestro da tre, andarsi a prendere il rimbalzo e realizzare a tutti i costi. Ritrovata vena, grande grinta, molto agonismo. Insomma, questa è la Viola che senz'altro ha assimilato in pieno il carattere del suo coach Tonino Zorzi. Fallo ora invece di Ivans, il secondo fallo. Crociate le braccia con il suo avversario, è stato costretto a commettere fallo Ivans, mentre dall'angolo Mix va a sbagliare Montecchia. Ivans, Montecchia, Ivans, e infrazione di passi di Anthony Tucker, che stasera non sta rivedendo le prestazioni di qualche gara fa, comunque sempre un giocatore di una utilità impressionante ed è praticamente un tassello importantissimo dello schieramento di Tonino Zorzi. Segno ancora gli ospiti, 41-31, la Viola è già in avanti. Tucker, Ivans, Ivans fuori per Tucker, tiro da tre per Tucker, non va, rimbalzo di Rodney Morrow, e Gattoni che si ripropone in avanti per i suoi. X Gattoni fermato ancora da Ezze, non so se si può considerare questa una stoppata, comunque la palla sicuramente rubata da parte di Benjamin Ezze, che come forse riuscite a sentire dai nostri microfoni, ogni qualvolta riesce a fare qualcosa di buono, gli applausi giustamente per lui si sprecano. Ivans, 2 secondi per Ivans al tiro, forzato un poco Ivans sbagliando, tanto sono posizionati proprio agli angoli del parquet, 2 contasecondi piccolini, possiamo definirli portatili, che consentono il regolare svolgimento dell'incontro. Montecchia, ed era per questo motivo che io prima mi ero stupito che
né gli arbitri né le squadre si erano accorte che i contasecondi non funzionavano, era proprio perché c'erano questi contasecondi piccolini negli angoli che io ancora non avevo avuto modo di notare. Tanto Ivans realizza ancora 11 punti per Brian Ivans, 43-31, Viola più 12, Gattoni prova a realizzare dalla lunga distanza, non va, ed Ezze ancora va a recuperare il rimbalzo e poi Montecchia, terza bomba per Montecchia e 11 punti e 14 punti per il capitano della Viola. Primo time out di questo terzo periodo, 46-31, Domenico con la Viola che ha preso il largo. Sì, la Viola che è partita a mille, decisissima da aggiudicarsi questa partita, a vincere la sua seconda consecutiva, il suo secondo consecutivo incontro in campionato. Viola che oltretutto sta sbagliando poco, supportata dai tanti rimbalzi presi da Ezze, rimbalzi presi, palle rubate, sta facendo un po' di tutto, e da un Montecchia implacabile e da un Ivans che subito si è messo in mostra, è andato in doppia cifra anche lui. Insomma, tutta la squadra sta girando a mille, speriamo che continui così fino alla fine. È un parziale di 10-2 per la Viola. Fabriano che rientra in campo velocemente dopo il time out. Maurizio Lasi è stato velocissimo nello spiegare ai suoi che cosa vorrebbe che facessero. Torino Zorzi ha impiegato un po' di più, sono 12 punti di differenza in classifica tra le due formazioni che onestamente questa sera non si vedono assolutamente, ma bisogna pur dire che la Viola dall'inizio del campionato a oggi ha subito veramente una trasformazione notevole, con circa 30 giocatori giunti qui a Reggio Calabria dall'inizio del campionato. Washington realizza, Washington 46-33. Comunque bisogna tenere sempre alta l'attenzione, perché ovviamente una formazione come quella di Fabriano non fa 14 punti in un campionato così difficile casualmente, ma se li fa vuol dire che è una ottima formazione e quindi degna di tutte le attenzioni possibili per tutti i 40 minuti. Riprova la bomba Montecchia, senza fortuna questa volta. Adrian Otri, anche egli non ha fortuna, ed Ezze che va a spazzare i tabelloni anche a costo di travolgere i compagni di squadra. Dall'angolo Ivans, una macchina da canestri. Ivans a quota 14 anch'egli, così al pari di Montecchia, 44-33, 11 punti di vantaggio. Infrazione di passi. Montecchia. Ivans. Mentre potete sicuramente sentire i supporter della Viola, i club nella curva sud, che solitamente al Botteghelle per loro è curva nord, che incitano la Viola più non posso dicendo vi vogliamo così. Terzo fallo di Ivans intanto. Fallo di Ivans, terzo fallo. Prepara un cambio Tonino Zorzi, Ismail Asi. Sulla sedia dei cambi c'è il fallo di Carlos Delfino, che aveva rilevato JJ Ubans. Ivans lascia il parquet. Adrian Otri, Monro, ancora Rodney Monro che perde palla per l'intervento di Tucker, che poi regala l'assist a Delfino
per la prepotente schiacciata, e la Viola che prende ampiamente il largo, 51 a 33. Viola che ha già realizzato 15 punti in questo quarto, in questo terzo quarto, tra gli ospiti soltanto 4 punti. Continuano a sbagliare al tiro i giocatori ospiti, mentre gli arbitri fischiano un fallo ad Anthony Tucker. Esce Morro, campo ovviamente il play lettone Vetra, Gundars Vetra. Mentre Dairon Washington va in lunetta per due tiri liberi, realizza il primo. Ancora un'opportunità per lui, realizza ancora Dairon Washington. Montecchia, Delfino, Anthony Tucker, Montecchia. Riesce a servire Delfino, che ha uno scatto nel momento in cui non è riuscito a realizzare, comunque ha subito il fallo. Fallo di Mixel, quarto fallo. Delfino in lunetta. Sbaglia il secondo Delfino, Maezze recupera il rimbalzo, sbaglia però il tiro, interviene Delfino con una velocità impressionante, prende la palla e realizza 54 a 35. Domenico, 19 punti con un terzo quarto da sogno, direi. Un terzo quarto da sogno, una Viola che sta girando a mille, tutti i ragazzi di Zorzi stanno letteralmente dando l'anima in campo. Il pubblico è esaltatissimo e sinceramente ha tutte le ragioni di esserlo, visto la bellissima prestazione in questa partita fino a questo momento della Viola Reggio Calabria. Sì, Fabriano intanto mi sembra un tantino scoraggiata di fronte allo strapotere della Viola, riesce a sbagliare anche le cose più facili. Ora Washington è nuovamente in lunetta per due tiri liberi. Stato il suo ex vice allenatore dello scorso anno che gli ha fornito un asciugamani per consentirgli di tirare meglio dalla lunetta, ma ha sbagliato il primo tiro libero, così come ha sbagliato anche il secondo, e il rimbalzo di Anthony Tucker consente alla Viola di riportarsi in attacco. Delfino libero per il tiro da tre, non va, deviazione ancora di Ezze per Tucker, ancora Ezze, ma viene stoppato fallosamente e andrà in lunetta per due tiri liberi, e vediamo se dalla lunetta Ezze ha compiuto qualche progresso. Niente da fare dalla lunetta per Benjamin Ezze, ancora un'opportunità per lui, e questa volta Ezze rompe il ghiaccio anche dalla lunetta e realizza 55 a 35. Thompson da tre non va, ora ovviamente i giocatori di Fabriano forzano per cercare di recuperare e magari commettono qualche errore di troppo in attacco. Adrian Hotry, Thompson, Delfino su di lui, commette fallo,
giusta decisione dell'arbitro, è il terzo fallo di Delfino. Numero 7 Chandler Thompson, 31enne americano, 1,94 che va in lunetta per due tiri liberi, sbaglia il primo. Come vedete anche dalla lunetta la formazione fabrianese ha perso lucidità, realizza il secondo Eze Montecchia. Ancora comunque ricordiamo sono ancora circa 12 minuti da giocare. Tucker, Ismaila sì, Eze Montecchia supera Semprini e va al tiro da tre, lo trova con una realizzazione da tre punti di Montecchia, si porta a quota 17, il miglior realizzatore dell'incontro Thompson ancora fuori per Mix da tre, non va Thompson, non può tirare Thompson, viene fermato da Tucker. Delfino, azione personale di Delfino che realizza, credetemi, questa è una squadra completamente trasformata rispetto a due settimane fa. Sì, la squadra non fa altro che confermare quello che io e te sostenevamo già da tempo, cioè ha trovato fiducia nei propri mezzi, è diventata una squadra di tutto rispetto. Vedete Fabriano letteralmente annichilita davanti a questo strapotere dimostrato almeno fino a questo momento dalla Viola, che si è ritrovata squadra, si è ritrovata la squadra di coach Torino Zorzi. Delfino arrabbiatissimo dopo il quarto fallo che gli è stato fischiato, ha lasciato il campo veramente arrabbiato. Rientra in campo JJ Ubans, Thompson in lunetta realizza il primo tiro libero, ancora un'opportunità per lui. 60-37 il punteggio, Thompson realizza ancora, 60-38, sono dei cambi da effettuare, entra Rodney Morrow, esce Thompson e la Viola, esce Montecchia. In campo il numero 18 Blasi, Andrea Blasi in campo, ricordiamo 36 anni, playmaker tornato quest'anno a Reggio Calabria. Seager regala un ottimo assist a Eze che poi si lascia andare in una scenetta e giustamente il ben più esperto Tucker lo va a scusare con l'arbitro Domenico. Una scena veramente bella questa, perché dà la dimensione di quello che in realtà è non il giocatore Eze, ma piuttosto l'uomo Eze. L'uomo, il ragazzo Eze si è visto condannato per modo di dire da un torto arbitrale, probabilmente la palla fuori non l'aveva mandata lui, ma comunque in questo momento con questo punteggio non è sinceramente il caso di guardare il pelo nell'uovo. Ha abbozzata una reazione strana, più che una reazione è stata una specie di scenetta, subito richiamato dall'espertissimo Tucker che non intendeva farsi chiamare un tecnico a questo punto, oltretutto senza motivo da due arbitri che tutto sommato stanno fischiando abbastanza bene stasera. In effetti poi l'arbitro era talmente tanto vicino all'azione che probabilmente ha anche visto bene. Comunque si prolunga il time out di Tonino Zorzi, gli arbitri devono intervenire fischiando per chiamarli in campo. C'è l'arbitro Loguzzo che ride, aveva parlato con Semprini, probabilmente avevano proprio parlato della scenetta di Eze. E comunque è stato bravo l'arbitro Seghetti a non intervenire nei confronti di Eze, perché non sarebbe stato nemmeno giusto. 60-38 ed ecco che Eze si va a scusare appunto con l'arbitro Seghetti per la sceneggiata di poc'anzi, gli va a stringere la mano e diciamo che qualche volta queste cose servono anche per avvicinare i giocatori agli arbitri.
Vetra dalla lunetta realizza 60-39, ancora un'opportunità per il playmaker lettone che realizza ancora 60-40, ultimi 30 secondi di questo terzo periodo. Blasi che fa fuori ben due giocatori ospiti, poi Tucker non riesce a trattenere il pallone che termina fuori. Otri velocissimo, non ha fortuna, poi Ubanz scivola andando a prendere il pallone consegnandolo agli avversari che non trovano più il canestro in nessun modo. Veramente impressionante in questo periodo della gara la formazione fabrianese che non riesce a realizzare in nessun modo, mentre sancisce il punteggio di questo terzo periodo proprio una grande schiacciata di Benjamin Eze. Passiamo a Fabriano, dove abbiamo con 10 punti, unico giocatore della squadra marchigiana in doppia cifra, Michael Mix, 8 punti per Gunther Svetra, 7 punti per Tyrone Washington, 5 punti per Chandler Thompson, 4 punti per Rodney Monroe, 4 punti per Semprini e infine 2 punti per Adrian. Bene, nuovamente in cronaca diretta Blasi, la deviazione di Adrian Autry, Ismail Asi che poi si destreggia in palleggi con i piedi, dovrà andare a rimettere il francese della Viola, Blasi, Ubanz, Tucker, ancora Tucker, Blasi al tiro da tre, Blasi non va, il pallone rimbalza su ferro altissimo, ma è Tucker che riesce poi a recuperare questo pallone, un errore di Tucker ed Eze che commette fallo. Ultimi 9 minuti e mezzo di gara, la Viola saldamente in vantaggio, ben 22 punti di vantaggio. L'importante ora è continuare a giocare bene, anche perché il pubblico presente al Botteghelle lo merita, praticamente il Botteghelle che si è riempito. Ismail Asi sta per perdere la palla, sì, e fallo tecnico all'allenatore degli ospiti Maurizio Lasi, che probabilmente Domenico in questa circostanza aveva ragione, perché lui ha rilevato un'infrazione in palleggio di Ismail Asi. Ismail Asi aveva protestato, ovviamente protestare non porta mai a nulla, infatti è stato fischiato un tecnico alla panchina a lui personalmente. Sono sempre comunque gli arbitri giustamente a decidere, quindi inutile protestare. Forse voleva scuotere più i suoi con questo gesto dalla panchina piuttosto che protestare nei confronti degli arbitri. Comunque realizza entrambi i tiri liberi JJ Ubanz, Ismail Asi alla rimessa, e sulle rimesse la formazione fabrianese ci mette tutto l'impegno possibile. Tucker, Blasi cerca di toccare il pallone, Autry non riesce, errore di Tucker nel passaggio verso Ubanz, poi Autry sbaglia, intervento di Blasi che comunque non riesce a trattenere il pallone in campo, il pallone termina fuori, la rimessa affidata ad Adrian Autry. Vetra da tre punti ha trovato nuovamente la via del canestro il play lettone della formazione fabrianese, 64-43, la Viola che era volata a più 24, Blasi che supera in velocità e forza Semprini, subisce fallo, esce Tucker tra gli applausi del folto pubblico del Botteghelle, credo ci siano almeno 3.000-3.500 spettatori questa sera al Botteghelle, forse possiamo essere più precisi più tardi, comunque sicuramente 3.000 persone paganti questa sera ci sono senz'altro,
Ismail Assi tenta di fare tutto da solo, sbaglia, poi sbaglia anche Eze. Adrian Otri stoppato ancora e poi va a perfezionare ancora Eze, che è veramente un'autentica ira di Dio sotto canestro. Fa pentole e coperchi Benjamin Eze, come si suole dire, veramente stasera, almeno contro questa formazione, ha dimostrato che in campo in Serie A ci può stare pure lui. E lo vedete che ancora va a creare scompiglio nell'area ospite, poi il pallone termina fuori, la rimessa verrà effettuata alla formazione di Fabriano. Ovviamente Domenico, io dicevo prima, con questa squadra sta dimostrando di fare praticamente bellissima figura, bisognerà poi vederlo con centri più importanti, e sappiamo che nella Serie A1 di basket in Italia ce ne sono veramente tanti. Sì, anche se lui le stoppate non le disdegna mai e contro nessuna squadra, ricorderai domenica scorsa contro Pesaro quando sbagliò un facile canestro sotto canestro per poi inseguire il suo avversario e dare una stoppata terrificante che fece poi segnare Montecchia da 3 punti e diede l'addio alla cavalcata vittoriosa della Viola contro la Scavolini. Time out intanto sul punteggio di 64-43, 7 minuti e 38 al termine dell'incontro. Il Botteghelle questa sera si sta dimostrando un autentico portafortuna per la Viola, non ci giocava da circa 12 anni, è rientrata questa sera. All'epoca, come ricordavo in apertura, sedeva sempre sulla panchina della Viola Tonino Zorzi, così come questa sera, ed è stato un ritorno sia per la Viola che per il Paron. Rientra nuovamente per prima la formazione fabrianese in campo, rientrano ora anche i giocatori della Viola. Ci prepariamo ad assistere a questi ultimi 7 minuti e 38 di gara, mentre Adrian Otri va in lunetta per 2 tiri liberi. Mentre dobbiamo segnalare che la presenza al Palasport di Ventimiglia dei Commandos di Fabriano, dei ragazzi che hanno fatto come recita uno striscione esposto nella curva nord. No, no, al Botteghelle, sì, scusatemi, 940 chilometri solo per voi, quindi questi ragazzi che hanno fatto 3/4 di Italia per venire qui a tifare per la squadra del loro cuore. 7:29 al termine, 64-45 per la Viola ancora. Montecchia. Torna sui suoi passi il capitano della Viola, ovviamente Adrian Otri non è un avversario da sottovalutare. Tony Williams, fermato da Mix, Rodney Morro, non va, è proprio Montecchia il più piccolo di tutti che va a recuperare il rimbalzo, apre il contropiede a Jubans che viene fermato fallosamente da Semprini. JJ Jubans va in lunetta per 2 tiri liberi. Tra l'altro Jubans, Domenico, sta smentendo la fama che l'aveva preceduto di mangiapalloni, mi sembra che sia un giocatore squadra più che un giocatore mangiapalloni, almeno per quello che sta dimostrando qui a Reggio Calabria. Infatti è arrivato preceduto alla fama di essere individualista per eccellenza, cioè pensa solo lui a realizzare, invece qui a Reggio Calabria gioca per la squadra, fornisce anche ottime prestazioni al di là dei suoi punti realizzati, non è in media con quelle che sono le sue caratteristiche, nel senso che lui non ha mai avuto stagioni al di sotto dei 26 punti di media partita. 66-45, ha realizzato entrambi i tiri liberi, mentre Tucker va a recuperare Tony Williams va a recuperare l'ennesimo rimbalzo, Ivans va a sbagliare il tiro da tre, c'è l'infortunio di Montecchia, i giocatori della Viola si erano fermati per assistere il compagno, poi Mix viene fermato fallosamente
da Ivans, il secondo fallo di Ivans. Sostituzioni nelle file di Fabriano, Mix va in lunetta, entra in campo nuovamente Franco Ferroni, esce Monroe. ...66-46 il punteggio, sempre in favore della Viola, mentre Mix realizza ancora dalla lunetta. Ubans, apertura per Montecchia, Ivans, Tony Williams si deve girare, lo fa molto bene e realizza. 6 minuti spiccioli di secondi al termine di questo incontro. Recupera ancora un buon pallone la Viola, Ubans a segno con qualche sofferenza questa volta, giunge a quota 10 Ubans. Otri fa saltare Montecchia, finta, pallone per Semprini che sbaglia e Mix alla fine riesce a metter dentro. 70-49, ora la partita è diventata un po' più confusionata di prima, che perché, voglio dire la verità, i giocatori di Fabriano non riescono più a trarre la via del canestro e creano un po' di bagarre appunto sotto canestro della Viola con i loro molteplici errori, mentre Ezze commette fallo, è il quarto. La Viola rinuncia a lungo, facendo entrare Anthony Tucker, e come vedete i giocatori ospiti continuano a sbagliare, ci pensa poi il freddo lettone Vetra ad andare a mettere le cose a posto. Ubans, la sua entrata molto bella, 72-51, Ubans alla quota 12. Mentre Ferroni non riesce a trattenere il pallone e termina fuori. Ed è la Viola nuovamente in attacco con Ivans, Montecchia, Ubans al tiro da tre, Ubans 75-51 dopo la splendida realizzazione da tre punti di Ubans. Semprini va a realizzare ancora, 75-53, realizza anche Montecchia e si cominciano ad aprire un po' delle autostrade sotto canestro. La partita ormai ha pochissimo da dire, da offrire, quindi le maglie delle difese si sono un tantino allentate. 3:37 da giocare, Viola a più 16, Williams a segno, 74-55, 3:23 al termine. Mix scaglia un pallone fortissimo su Ferroni, che forse infreddolito in panchina non riesce questa gara a entrare assolutamente in partita. Williams, un po' di spettacolo da parte della Viola, sbaglia Tucker, ma Ubans, forse stimolato dal collega Domenico Comandè,
praticamente, che diceva che non era in media, cominciato a segnare a raffica, ora si è portato a quota 17 in pochissimi minuti. Mix da 3 a segno, 81 a 58, 23 punti di vantaggio per la Viola. Montecchio, Jubans, sbaglia Jubans, Montecchia non è riuscito a trattenere questo pallone. Adrian Otri ha recuperato palla, ha realizzato nonostante il ritorno di Tony Williams. Evans, Jubans, Tucker sotto per Evans, ancora Tucker, Jubans si deve girare, lo fa molto bene a quota 19, da 4 a 19 praticamente in questo quarto di gara ha realizzato 15 punti in 8 minuti e mezzo, mentre un bel canestro di Adrian Otri ed è la standing ovation per il capitano della Viola, Alessandro Montetti, ancora autore di una prova splendida. Jubans, Williams, splendido canestro di Williams, fallo alla difesa ora fischiato dall'arbitro Loguzzo, 85 a 62, esce Evans, Delfino in campo, e sentite ormai il pentimele, è diventato una bolgia, manca un minuto e tre secondi al termine. Nino, hai detto pentimele, deformazione professionale. Lo so, purtroppo dopo 12 anni di radiocronache e di telecronache dal pentimele è difficilissimo riuscire a entrare nuovamente nel clima del botteghelle. Fortunatamente si tratterà soltanto di questa partita, poi la Viola il 3 gennaio rientrerà al palapentimele. Ultimi 50 secondi di gara. Jubans, Blasi ha una voglia matta di scrivere il suo nome sul tabellino dei realizzatori, non è riuscito a realizzare. Bella azione degli ospiti, fermata fallosamente da Anthony Williams. Ferroni può andare in lunetta per due tiri liberi, mentre era il quarto fallo di Williams. E mentre i tifosi della curva sud invitano i dirigenti della Viola di ritornare a giocare sempre al botteghelle, evidentemente pensano che effettivamente la magia di questo palazzetto possa portare fortuna alla Viola, ma noi ovviamente speriamo che la Viola ritorni ad avere sugli spalti gli 8500 spettatori di qualche stagione fa. Mentre Jubans continua a realizzare, 21 punti per lui, Petra va a realizzare ancora ed è l'ultimo canestro di questa sfida, 81 a 65 per la Viola.